Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Dwarves, un gioco che onestamente mi era sfuggito fino ad ora. Infatti è uscito il 20 di febbraio del 2020 e attualmente costa 24,99 euro. Siamo alla versione 1.5 ed è un gioco veramente molto particolare che mi ricorda anche solo My Time at Porsche, nel senso che in realtà rispetto a quello, questo è molto molto più pacifico. C'è tutto un tutorial all'inizio che ho preferito saltarvi. È un gioco fondamentalmente pacifico da quello che ho capito, dove andremo a controllare tre personaggi che sceglieremo perlomeno il nome all'inizio. E questi tre personaggi avranno una professione diversa dall'altra. Iniziamo. Di che cosa si parla? Si parla di un popolo. Gli elfi dei boschi che sono costretti a lasciare il proprio luogo in seguito a un cataclisma, da quello che ho capito, e noi ci troviamo in questo villaggio dove una regina molto molto disponibile ha deciso di ospitare queste persone. Infatti, qua potete vedere, questa è la mappa di gioco con la locazione, diciamo, dei vari personaggi che noi possiamo controllare passando da uno all'altro con la rotellina del mouse. Abbiamo il primo personaggio che è questo, di cui possiamo vedere l'inventario, e il primo, appunto, questo sorta di nano, insomma, ha la peculiarità di poter tagliare gli alberi e scavare le rocce. Il secondo, invece, è un costruttore e ha il martello per costruire gli oggetti rotti per il mondo. Il terzo invece è un cercatore di tesori. Qua abbiamo gli eroi, appunto, Dwilben, Gloia e Orbia, con le loro caratteristiche e il loro equipaggiamento. Abbiamo i pet che potremo avere in futuro, abbiamo i cittadini che al momento non ci sono nel villaggio e qua le strutture del villaggio. Quindi abbiamo costruito due tende, abbiamo costruito un campo da coltivare. Qua abbiamo il journal con tutte le varie quest che ci vengono date e questo è il tier, il riassunto del nostro villaggio. Io adesso ho preso il nano perché ho necessità di andare a fare un po' di materiali, quindi adesso prendo il piccone e vado a scavare. Il gioco non è in italiano, ma la storia si capisce abbastanza. Sto scavando dell'oro, che è molto importante, e poi andremo anche a scavare della pietra che stiamo già raccogliendo, e dopodiché passiamo alla modalità accetta e raccogliamo anche un po' di legname. Perché? Perché volevo farvi vedere la costruzione della terza tenda e quindi la possibilità di ospitare la gente. Come si ospita la gente? La gente la si ospita incontrando la sua mappa. Una quest mi ha portato lontano. Infatti dopo andremo avanti, andremo a esplorare una rovina guidati appunto dalla storia. Vorrei arrivare almeno a 200 di legname. In alto a destra vedete la quantità di villici che possiamo ospitare fino a quel momento, fino a questo momento. L'ultima, quella moneta di bronzo, non so onestamente che cosa sia. Ora abbiamo abbastanza merci, forse. Passiamo alla modalità al nostro costruttore che può andare qui dal caporeparto Ike e può scegliere gli edifici da costruire. Ve li faccio vedere. C'è l'industria che al momento non abbiamo, la workbench che ci chiede 100 di pietra e praticamente va a darci dei bonus sui costi dei materiali. Abbiamo il market, abbiamo il farming. Abbiamo l'housing, abbiamo gli ambienti, quindi la strada, perché il movimento dei nostri villici è più veloce sulla strada. E i luoghi di intrattenimento che non abbiamo ancora, i luoghi di comunità, quindi un bagno pubblico. Abbiamo l'education che non abbiamo ancora, abbiamo governo, militari e miscellaneous che sembra essere un outhouse, non so cosa sia. Dovrebbe essere un bagno pubblico. Facciamo l'housing, cliccandoci sopra ci viene mostrata la mappa dove possiamo andare a costruire e facciamo la terza tenda che mettiamo di qua. A questo punto, come potete notare in alto, il simbolino della casa adesso ha 3, quindi io adesso vado, mi riprendo il mio cercatore di tesori e abbiamo trovato questi tizi qui, che però sono
4. Mannaggia, erano notai fino a un attimo fa, quindi abbiamo bisogno di un'altra tenda. Vediamo se siamo in grado di farla. Non credo però. Sì, invece sì, facciamo anche la quarta tenda. Ok, a questo punto torniamo da loro, sperando che non siano aumentati nel frattempo, perché... Allora... Ci sta avvertendo che possiamo costruire un edificio migliore della tenda. Adesso vediamo. Ah, dice che posso disegnare una... Vabbè, intanto iniziamo ad andare qui e li invitiamo in villaggio. Questi sono elfi dei boschi che campeggiano qui e gli diciamo: volete venire a vivere nella città? Grazie per l'invito, lasceremo il nostro accampamento per New Eoldale immediatamente. Perfetto, abbiamo i primi villici per il nostro nuovo campo. Questo è l'esploratore, ha la peculiarità di trovare tesori, oltre che di correre premendo shift, ed è l'unico in grado di farlo. Va bene, qua ci sta avvertendo il maggiore, il capo del villaggio, che il villaggio è salito a una stella e abbiamo la possibilità, tramite quel menu che abbiamo visto prima, di amministrare. Il nostro obiettivo è guadagnare 5 stelle di rating della città, ma iniziamo arrivando a 2 prima. Trovare nuove persone e costruire i giusti edifici ci permetteranno di aumentare la qualità della vita, l'economia e la cultura. Ok, nell'overview possiamo... Allora, la peculiarità di questo personaggio, vedete, è quello di trovare tesori. Cioè, possiamo fare una cosa di questo tipo. Puntando con questo metal detector, seguendo la linea rossa, abbiamo la direzione giusta del tesoro. Nel momento in cui arriviamo nella zona giusta, adesso noi stiamo seguendo... La direzione, nel momento in cui arriviamo nella zona giusta, sembra essere non di qua, più rosso è meglio è. Ok, continuiamo a seguirlo. Inizierà il terreno a pulsare di qua, no? Di là. Ci sono altri villici di là, vabbè, li porteremo con noi dopo. Andando avanti vedete che continua a diventare... Ok, a questo punto inizia a pulsare il terreno. Il terreno diventerà man mano sempre più colorato, sempre più rosso, man mano ci avviciniamo alla zona, e in questo caso abbiamo trovato il tesoro che viene disseppellito ed è un forziere. Andiamo ad aprirlo e andiamo a vedere che cosa si cela al suo interno. Dov'è che è? Qua, ok. Scusate ragazzi. No, non voglio parlare con voi, voglio aprire il forziere. Di voi al momento non me ne frega niente. Apriamo e vediamo che cosa si trova all'interno. Jackpot. Abbiamo preso un bel po' di materiali. E questo cos'è? Una borsa di spezie. Aumenta la felicità della città per 6 minuti. Ok. In questo caso lui ci diceva, andiamo a vedere le quest che abbiamo. Abbiamo l'antico tunnel che dobbiamo esplorare a nord. Scopri che cosa si nasconde nella caverna sotto la piramide, va bene. Qua abbiamo la missione del villaggio proprio, della fortezza, quindi la parte più centrale del villaggio, che ci chiede di lavorare insieme con la comunità per aiutare l'insediamento a diventare una città. Il Major Stick vuole costruire, vuole una struttura che è due volte più grande di una tenda. Usa il drafting table per disegnare una nuova struttura combinando le strutture esistenti. Usa il Treasure Diviner to find treasure. Ah no, queste sono le vecchie quest. Ok, quindi dice di usare il drafter. Ma voglio capire un attimo che cosa, non c'è più nulla da fare qua. Adesso lo sto esplorando insieme a voi dopo averne capito comunque le basi. Allora, design. Ok, vediamo un attimo. Design. Ah, posso mettere una tenda e un'altra tenda qui, vediamo un po', e mi diventa una casa. Ma è fighissima sta cosa. Ma scusate, se io combino, non lo so, una, facciamo una prova, una casa con un campo, non ho possibilità di, devo costruire almeno 3 volte questa cosa prima di poterla utilizzare per combinarla. Vediamo se possiamo costruirne 3. Facciamo una prova, perché adesso abbiamo anche la casa che però richiede 20 di pietra. No, voglio fare il campo, vediamo un po' il campo, vediamo un attimo il campo.
Ah, devo costruire 3 volte. No, ma non voglio costruire, basta. Ok. Wood 200. Mannaggia. Vabbè, facciamo un altro campo di qua, va. Dai, posso ruotarlo. Quello qui, dai. Fatelo qui, dai. Un campo lì e un campo qua, ma non abbiamo abbastanza risorse. Vediamo cosa ci manca, che voglio fare anche questa prova. Gold e wood. Va bene. Gold, eccolo qua. Metti il piccone però. E poi andiamo a esplorare anche con il nostro esploratore la caverna. E vediamo un attimo, perché il dubbio che ho, ci saranno nemici o meno. Quello che posso dire di questo gioco è che è molto rilassante. Non è una di quelle cose, diciamo, di corsa contro il tempo, quindi questo è positivo, ma anche negativo, nel senso dipende un attimo di cosa state cercando. Come potete vedere, non può correre, premendo Shift non va più veloce, perché l'unico in grado di farlo è l'esploratore. La grafica è quella che mi ricorda molto il primo World of Warcraft. Allora, dai, 200 di legname ci serve, no? Quindi andiamo a farci 200 di legname, abbiamo anche del gold di là da scavare. Ok, jackpot. Abbiamo una piccola percentuale di ottenere più materiale andando a scavare. La mappa la trovo molto bella, adesso ve la faccio rivedere. In alto abbiamo la bussola e in alto a sinistra il luogo in cui ci troviamo. La mappa è molto bella. Sarà da capire poi che cosa si cela in tutte queste zone, però il gioco è già uscito da 1 anno e mezzo, quindi mi aspetto che sia gran parte già completa. Il prezzo non è basso, però secondo me li può valere se siete appassionati di questo genere di gioco. Adesso ci manca ancora uno di legname. Il legname poi ovviamente va direttamente in città, quindi lo possiamo usare lasciando in sinergia i vari personaggi dislocati in posti diversi. Ok, possiamo costruire il secondo campo, il terzo campo anzi. Vediamo. Sì, lo mettiamo qui. Adesso che abbiamo costruito 3, possiamo provare l'esperimento. Quindi metto la tenda e metto questo. Costruisci una volta ancora. Ah, devo farne un altro ancora. Ma no. Vabbè, intanto facciamo così, andiamo a vedere con il nostro esploratore, vedete che si sta muovendo, dobbiamo andare alla piramide, che credo sia questa. Quindi dobbiamo andare verso nord, vedete che corre lui, corre e scansiona tesori. Qua ci sono altri villici, poi diamo un'occhiata anche alla panoramica del villaggio, andiamo a vedere se le tende sono abitate, tanto è lì dietro le spalle del nostro costruttore il luogo. Dobbiamo andare di là. È una missione, quindi vediamo che ricompensa ci dà. Qua ci sono tutti gli elfi dei boschi che sono emigrati. Ok, siamo usciti dalla zona, qua c'è un laghetto, c'è un orso. Che a sto punto mi viene il dubbio che magari ci sia una qualche sorta di combattimento di cui fare attenzione. No, l'orso scappa, quindi l'orso che è il nemico principale di tutti i survival. Ma qui non siamo su un survival. Allora, vediamo un po'. No, non è qui. Non si può uscire da qui. C'è la montagna. Cavolo, si va di là. La piramide è su lì. La piramide è su lì. Ma non si può salire da qua. Non credo almeno. No, infatti. È una zona preclusa. Vediamo, da lì non si può salire. No, facciamo il giro, dai. Proviamo a vedere di là. Di cosa c'è? Cos'è questo? Boh, una casa distrutta. L'ho scoperto per caso questo gioco, eh. Devo dire che non è assolutamente male. No, ma siamo praticamente chiusi fuori perché siamo in questa zona qua in cui dobbiamo comunque andare via. Qua c'è una casa, vediamo cosa c'è nella casa. Ecco. Adesso questa è un'altra componente molto importante che è il puzzle. Praticamente qui, come potete vedere, c'è questo tizio che ha bisogno di un compagno, insomma, perché lì va aperta quella parete e poi va chiamato un compagno
che tenga premuto il tasto in modo che l'altro possa salirci. Cioè uno lo tiene premuto, l'altro entra nella stanza e preme il secondo e va a sbloccare probabilmente qualcosa a livello di tesori. Il gioco è pieno di puzzle ambientali da risolvere. Ecco, siamo arrivati. Dovrebbe essere giusto, perché dobbiamo esplorare sotto la collina. Qui dovrebbe esserci un'entrata di... E qua ci sono dei punti di teletrasporto. Eccolo lì. Abbiamo trovato il punto in cui possiamo teletrasportarci. Si completa, diciamo, questo cristallo con cui possiamo viaggiare immediatamente, quindi anche chiamare un compagno non sarà eccessivamente difficile. Abbiamo una guardiola qua. Vediamo cosa c'è su. Vediamo un po' di esplorazione. Beh, ma è un po' lento salire la scala, ma va bene. Siamo in cima. C'è qualcosa? No. Ci sono solo vasi. Va bene, entriamo in caverna e vediamo che cosa c'è. La prova dell'entrata. Ah, qua possiamo andare con i nostri compagni. Andiamo, dai. Facciamo la prova... Non penso sia lunghissima come cosa. È comparso un saggio. Per raggiungere l'altra parte. Che cosa è successo? Stavo dormendo? Dove sono tutti? Non posso vedere, le luci sono spente. Accendile. Che è successo qui? Questo posto è un disastro. Tutto è... Ok. Ma chi sei? Continua a riapparire in posti diversi. Non ho mai visto nessuno come te prima. Hai qualche cugino che ha dei capelli e dorme nelle caverne? Sono, che maleducato, non mi sono presentato. Sono il Watch, cioè sono il guardiano. Ma puoi chiamarmi Watt. È come i bambini piace chiamarmi. Aprirò questa porta per te, benvenuto alle prove. Ok, i miei soci dove sono? Ah, sono tutti lì all'ingresso, dai. Pian piano li portiamo dentro. Adesso non so se c'è un comando per farci seguire, ma va bene. Qua c'è una scritta. Sono sorpreso che ci sia qualcuno a fare le prove in questa condizione. Ok, qua si è aperto. Cosa c'è qua? Ok, posso trasportare i miei compagni qui. Ok, perfetto. Fammi prendere anche questo, che si sa mai che cos'è sta roba. Posso parlarci ancora? Cioè, veramente totalmente inaspettato questo gioco. Perché parliamo di un city builder, ma adesso stiamo facendo un puzzle game. Anche una sorta di dungeon crawler. Abbiamo recuperato una chiave. Allora, qua abbiamo bisogno di due persone. Sì, sì, sì. Un frammento di una chiave abbiamo trovato. Allora, prendo un altro personaggio, prendo il nano malefico qui. Ah, qua c'è una mappa. Ok, premiamo anche questo. E apre la porta. Ah, ok, abbiamo bisogno del terzo personaggio che adesso vada a fare... Ok, infatti è quello che abbiamo fatto anche prima. Che dovevamo fare anche prima. Ok, abbiamo aperto... Ma quindi adesso praticamente posso andare a prendere loro e non si chiude la porta. No, invece sì, si chiude la porta. Eh sì, dobbiamo lasciarli qua, per forza. Va bene ragazzi, vado avanti io allora. C'è una leva. C'è una leva e c'è anche una chiave. Ah, ok, capito. Abbiamo aperto l'altra porta. Quindi andiamo di qua. Si è aperta questa adesso. Mi aspetto sia molto semplice come meccanica questo. Ok, vediamo un attimo. Portiamo qua anche l'altro. Sì, qua può colpire, ma non credo. Invece sì. Ok, può rompere le cose. Non che serva qualcosa, perché... Però... Va bene, allora fatemi recuperare questo.
Perché tira la leva? Ok, e va su. Ok, vediamo quello che è andato su. Cosa trova qui? C'è un... Ok, uno è premuto. Adesso bisogna premere qualcos'altro, probabilmente. Per farmi prendere anche questi. Bisogna premere questo, forse? Sì. Eh no, devo lasciarlo... No, ma si è aperto che cosa qua? Le abbiamo premute tutti e due qui, ma... Boh. Non riesco a capire dove dobbiamo andare. Forse di qua? Sì, probabilmente sì. Che aprirà la porta di sopra. Infatti. Vediamo se riusciamo a entrare. Mannaggia. Un tesoro. Chiave. Mannaggia. Ma se mi sposto. Ok. Chiave. Ottimo. E saltiamo giù adesso. Cosa che abbiamo aperto adesso? La porta lì. Ok, dove sei caduto tu? Ok, andiamo di qua. E questa è la porta finale. Posso far comparire i miei soci qui o... Vabbè, venite tutti di qua, va. Che mi servite tutti per l'ultima prova. Ok. Dai, vieni anche tu. Abbiamo indicato sulla mappa con un pallino verde dove si trovano i compagni, che li dava da questa parte. Infatti vedete lì, pallino verde e pallino l'altro. Perfetto, dovremmo avercela fatta adesso, no? Vediamo. No, ne manca uno che è lì. Quindi bisogna premere questo. E non è finita perché... Bisogna andare ad attivare qualcosa, mannaggia. Allora, niente. Dai, facciamo questo. Un gioco che sicuramente questo va approfondito perché... Questo mi sembra un po' pesante nel movimento, però vabbè, li mandiamo su entrambi. Vediamo. Ok, questo era da il nano qua. Ok, questo è premuto. Vediamo l'altro cosa sta facendo, che è finito su questo. Fammi un po' vedere se io scendo da qui. Beh, tu hai fatto, no? Se io scendo da qui, dove me li riporta i tizi? Questo me lo riporta qui. E lui invece l'ha portato dal cielo tesoro. Ok, questo era un segreto. Posso farlo saltare, no? Vabbè, intanto tu scendi e mi porti giù l'altro. Ok, vabbè, siamo tornati qui. Siamo morti, in realtà ci ha fatto ripartire lì. Ok, adesso dovremmo avercela fatta perché manca l'ultimo e poi la porta si apre. Siamo riusciti abbastanza bene, altrimenti, a risolvere l'enigma. Credo sia quello finale. E poi prendiamo la chiave. I pezzi di chiave che dovremmo aver recuperato tutti. Perfetto, andiamo avanti, va avanti il costruttore, lui l'eroe di questa avventura.
direi che è tutt'altro che completata. Sì, perché l'avventura va avanti. Vediamo un po'. Abbiamo acceso tutte le luci. E poi dobbiamo andare di là. Intanto torniamo a vedere un attimo il villaggio, perché il villaggio al momento, vedete, ha i cittadini che non sono proprio felicissimi. Perché non sono felici? Perché hanno bisogno di una washroom e praticamente stanno dicendo che se diventerò più affamato di quello che sono dovrò lasciare il luogo. Quindi diciamo che non sta andando proprio benissimo la città, ma perché non ce ne stiamo curando minimamente, perché noi siamo belli belli a fare dungeon mentre la gente fuori patisce. Allora vediamo un attimo, portiamo dentro anche gli altri e vediamo se c'è qualcosa che si può fare in tre qui, perché qui, ah, c'è anche un tasto, ok. Mi manca un tasto ancora, però vediamo se possiamo tirare una leva di nuovo. No, sto andando un po' a caso, dire la verità, ma ok, abbiamo completato due stelline su tre, ne manca una terza che non so cosa sia. Comunque porto tutti i compagni qui, così almeno siamo più comodi. E poi manca la terza, che non abbiamo. Ah, ok, perché in pratica questo è un enigma in cui dobbiamo tirare solo una delle leve, magari solo questa, per spostarli. Ok, diamo un'occhiata. Adesso c'è questo, questo qui forse. Vediamo. Che ci gira di là. No, non ce lo dà valido. Dobbiamo andare un po' a caso qua, perché... Cerchiamo di risolverla. No, nessuno di questi c'è la data risolta. No. Quindi, ok, qua acceso, acceso e acceso. Sono girati tutti dalla stessa parte adesso, no? Quindi tiro la leva. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, ed è comparso un ponte. Andiamo. Ok, dovremmo essere arrivati alla fine, dove il nostro Watt si sta lamentando che è tutto morto, tutto distrutto, però è comparso questo maintenance automaton che rileva forme di vita e inizia la quarantena. Anche qui, brace yourself. E ci ha buttato fuori. Quindi siamo da tutt'altra parte adesso, siamo tutto in un altro labirinto da cui dovremmo uscire. Sta diventando lunga come cosa, è della verità. E abbiamo il boss da affrontare, immagino, quindi. Ok, praticamente il maintenance dice ci hanno buttati fuori, deve riparare tutto, ci sono forme di vita pericolose, non tentare di usare questa stanza mentre la pulizia è in corso, così via.
L'automaton, siamo. Ok, devo prendere il riparatore, credo, e mandarlo a riparare l'automaton, immagino. Uio. Ma che devo fare? Andare di sotto. Ah, adesso devo attivare le leve nel mentre la stanza è utilizzabile, quindi è verde, in cui non possiamo fare niente. Ahia, mi ha riportato qua. Ragazzi, il video è andato parecchio per le lunghe perché abbiamo visto praticamente due giochi diversi, un Tower Builder, l'amministrazione delle risorse, l'invito dei villaggi, e poi siamo passati totalmente a una fase di avventura che sembra anche parecchio lunghetta per essere il primo dungeon che si affronta in gioco. Il gioco ci dà la possibilità di salvare, quindi salviamo, ed eventualmente lo possiamo continuare magari con un secondo video, dipende sempre da quanta affluenza abbiamo in video e di quanti commenti interessati ci saranno. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo bellissimo, devo dire bellissimo, Dwarves. Fatemi sapere e alla prossima, e ciao ciao!